Oh, salve a tutti cari pazienti e benvenuti in questo nuovo episodio di RetroTrip. Quello che vedrete a breve sarà un resoconto veloce della mia sortita a Barletta e Andria in occasione del Worlds 2022, un evento a tema cosplay, videogames e cultura pop organizzato dall'associazione Crocevia dei Mondi. È stata per me l'ultima tappa, programmata con anticipo, del viaggio di presentazione del mio libro Thank You for Playing, un percorso partito nel 2021 e che mi ha portato a fare il giro un po' di tutta Italia, da nord a sud. Un'occasione anche e soprattutto per incontrare voi che guardate questi video, perché magari potrà sembrare, ne sono certo, stucchevole retorica, ma senza di voi tutto ciò non sarebbe mai stato possibile, e ciò è un dato di fatto. Durante questa mia ultima tappa pugliese ho avuto modo di visitare luoghi meravigliosi che mai avrei pensato così e fare la conoscenza di realtà imprenditoriali, sociali e culturali portate avanti da persone eccezionali, con un cuore e una voglia di fare talmente grandi che quasi non ci si crede. Quindi i miei sentiti complimenti a tutti fin da ora. Mentre per i ringraziamenti, beh, per quelli ci vediamo alla fine. Ma non indugiamo oltre e cominciamo. Dunque, sono le 6 del mattino quando parto da casa per il mio viaggio della speranza verso Barletta. All'epoca c'era ancora l'obbligo della mascherina sui treni, ma io non lo sapevo e quindi non sospettavo nemmeno di dovermi fare le successive 8 ore di viaggio in modalità ninja di Mortal Kombat sudaticcio. Ma guardatemi, qui ero ancora fiducioso di arrivare riposato e fresco come una rosa. Povero idiota illuso. Prima fermata, Padova. Posizionata, come sanno tutti, in territorio islandese. È vicino a Padova, l'Islanda! Neanche il tempo di salutare il santo che via, si riparte subito per Roma. Zoom! Ecco quel silurone del mio freccia rotta, rossa, che viene a prendermi. Zoom! E si va. C'è anche tempo per una fermatina veloce a Firenze, tanto per farmi dubitare di essere salito sul treno giusto. Ma non doveva andare dall'altra parte, scusi! Per fortuna scopro che la stavano solo prendendo larga, molto larga, e quindi shum, ripartiamo a bomba! Secondo scalo, Roma Termini. Vengo catapultato fuori dal vagone e finisco a vagare spaesato in un mondo fatto di puzza di binari spisciazzati e sudore. Vabbè, seguiamo la mandria, va. Quando ecco che circa al 14° piano di quella che più che una stazione pare un girone infernale, scorgo un angolo di paradiso. Cioè, fatemi capire, alla stazione di Roma Termini c'è una succursale di una delle più famose gastronomie di Palermo? Oh, cosce, ma come la vi a dire? E quindi via di spincionello e arancina, obbligatoriamente a carne. Ruttino e via che si riparte. Direzione Beri. Madonna benedetta! Oh! Non avevo ancora realizzato che si sarebbe trattato di un'unica tirata di circa 6 ore di viaggio ininterrotto sui sedili più scomodi che ingegno umano abbia mai partorito. Tutti stretti e appiccicati come i testicoli nello scroto. Aiutatemi, vi prego! E finalmente, dopo quasi 10 ore di viaggio, uscii a rimirar le stelle. Non avrei mai pensato che nella mia vita sarei stato un giorno felice di trovarmi a Barletta. E vai! Ma chi c'è laggiù? Questi devono essere i buzzurri che mi hanno trascinato qui. Worst! Che belle facce da schiaffi. Vabbè, corriamo in B&B a mollare i bagagli, un po' di convenevoli veloci col resto della truppa, una capatina in spiaggia che porca vacca pare di essere in California, peccato per la stagione sbagliata, e via. Andiamo a letto, va, che domani sarà tosta. E bam! Benvenuti alla prima giornata di Worlds 2022. Videogames, cosplay, giochi di ruolo, c'è un po' di tutto. Ma facciamo che mi sto zitto e vi lascio le immagini, va!
E siamo a fine giornata, quando arriva il mio momento, con una bella intervista sul palco per chiedermi come mai io sia così bello e bravo a giocare ai videogiochi. Ragazzi miei, non esistono risposte a queste domande, sono doni di natura. E non faccio in tempo a scendere dal palco per finire sbugiardato in 3 minuti netti, perdendo come un idiota a qualsiasi gioco presente. Grande figura da cioccolattaio, as usual. Ma non è il momento di piangere sui beat versati e via, che si riparte a gironzolare come un perdigiorno fra stand di ogni genere, rompendo le scatole a gente che invece si sta facendo un mazzo così per organizzare tutto. Il pentimento per avermi invitato è palpabile, ma ormai sono cazzi loro. Comunque figo il fatto di aver trovato un paziente a cui è capitata una delle rarissime copie di Thank You for Playing con cover invertita. Oh, roba del genere dovrebbe stare in un museo, eh? A fine giornata provano a mettermi a tacere, ficcandomi in bocca quanto più cibo possibile, ma senza successo. Comunque raga, non ci crederete mai, ma non avevo mai provato una Poke Bowl o Poke Bowl, insomma, una di quelle insalatiere piene di riso con in aggiunta una quantità imbarazzante di roba di ogni genere. In pratica delle insalate di riso Super Saiyan. E niente male per essere un'insalata di riso. Vabbè, basta, andiamo a nanna che sono sfatto. Secondo giorno e tutto va bene. Pronti per tornare all'evento, non prima di aver fatto un saluto veloce ad Eraclio, il colosso di Barletta. Chissà se è nudo sotto quel gonnellino. C'è chi dice che nel 1300 gli abbiano svitato i cosiddetti per fonderli e fare le campane della chiesa. Una roba che Rocco Siffredi levati proprio. Ma non posso andar via senza far scorta di un po' di prelibatezze pugliesi, e quindi ecco qui 20 kg di taralli di tutti i tipi da ficcare non so come nel bagaglio a mano. Ma io mi ci drogo con sta roba, quindi probabile che non arriva intera nemmeno stasera. E bam! Ribenvenuti alla seconda giornata di Worlds 2022. Ma lasciamo spazio alle immagini. Il tempo ahimè vola ed è ora di salutare. Tutte le cose belle alla fine finiscono. Devo però solo riuscire a fare una foto o un video di gruppo a quei disgraziati di Crocevia dei Mondi. Dite Worlds! Worlds! Ecco. E neanche il tempo di ringraziare a dovere tutti che sbadabam! Mi ritrovo in stazione pronto a rivivere il mio viaggio della speranza, però al contrario. Wow, neanche il tempo di salire sul treno che già annunciano 35 minuti di ritardo. Che poi diventano 50, 60 e alla fine 120. E così, col cuore colmo di disperazione, ma anche di gioia per i fantastici 2 giorni vissuti, salgo mestamente sull'ultima carrozza che mi porterà, si spera, alla mia destinazione finale. Ciao Puglia!
alla prossima. E questo è quanto per la mia avventura al Worlds 2022. Naturalmente non posso che ringraziare di cuore i fantastici e cordialissimi ragazzi di Crocevia dei Mondi, che hanno reso possibile tutto ciò e mi hanno fatto sentire a casa in una barletta semplicemente fantastica. C'è solo da prendere esempio da realtà veramente ben organizzate come la loro. Quindi davvero complimenti e sempre avanti tutta. Grazie anche ai fantastici esponenti di Apulia Retro Computing, nei quali ho trovato nuovi e inaspettati amici con cui condividere la sempreverde passione per il retro gaming. Vi lascio i riferimenti ai loro social e un documentario sul retro computer perduto Galaxia qui in descrizione. E gente che veramente ne sa a pacchi. Grazie anche al buon Nicola Sant'Agostino che mi ha sopportato come compagno di camera. Se siete appassionati del genere, date un occhio al suo nuovo GDR cartaceo Epigoni, un prodotto secondo me eccellente sotto tutti i punti di vista. Anche di questo link diretti qua sotto in descrizione. E infine grazie davvero di cuore a tutti coloro che sono passati durante i 2 giorni dell'evento per farmi un saluto o scambiare 2 chiacchiere. Come sempre, e non mi stancherò mai di dirlo, siete il motore che muove tutto e senza di voi Dr. Game semplicemente non esisterebbe. Che altro dire? Un saluto a tutti voi cari pazienti dal vostro Dr. Game e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!